sarei aspettato dopo la testimonianza di un fallimento della sicurezza dei cittadini italiani, testimoniata da Gian Michele, che quando succedono questi fatti la politica di solito poi si riunisce in corteo, no? Al posto di fare i cortei bisogna fare delle azioni preventive, cioè il pattugliamento che serve nelle nostre città, questo governo è in grado di garantirlo? Continuiamo a tenere dipendenti pubblici nei ministeri? Vi do un dato della Ragioneria dello Stato: 200.000 dipendenti pubblici dentro i ministeri, 300.000 poliziotti in tutta Italia. È una vergogna, non è un paese normale. Vi do un altro elemento concreto che ha approvato il governo Letta. Vi sembra normale un paese che fa uscire il delinquente prima? Cioè, ipotizziamo che una belva, un delinquente, uno di quelli che ha aggredito Gian Michele, che ha preso 7 anni, ecco, al posto di stare in carcere 7 anni, che sono pochi rispetto al disastro che ha fatto al nostro cittadino Gian Michele, 7 anni, al posto di stare in carcere 7 anni, sta in carcere 4, perché esatto. Il governo Letta ha deciso di scontare non un mese e mezzo come era prima, ma 2 mesi e mezzo di scontare la pena ai delinquenti. Questo è un governo normale. Io vorrei sentire Romano su questa cosa. A lei sembra un paese normale che su 10 anni di pena 6 sta in carcere e 4 sta fuori? Ma non faccia filosofia. Risponda a questo errore che avete fatto. Nessuno che si è macchiato di un reato come quello violentissimo che ha colpito Gian Michele viene scarcerato prima del tempo. Lei dica, lei è un politico, deve dire la verità. Glielo chiedo in modo diretto. Io mi fermo entrambi, voglio andare a Udine perché sento falsità di questo tipo in televisione. Allora, Gian Michele, vogliamo ricordare quanti anni hanno preso rispettivamente i 3 rapinatori? Sì, sono ancora in carcere. Però con le leggi italiane un terzo della pena, 1,14, 1,10, 1,7 e io tutta la vita starò così.